tantissime esperienze, come ha recitato in una serie di Don Matteo. Noi l'abbiamo conosciuta addirittura nel film Il viaggio leggendario del regista Alessio Liguori, nella quale abbiamo recitato insieme. Ma adesso ci racconterà anche un ultimo progetto che la vede protagonista a breve. Bene, Sofia, ci sei? Sei con noi? Oh, ciao ragazzi. Ciao Sofia, come stai? Bene, voi? Tutto a posto, tutto bene. Anche te sei qui su Roma o sei in giro per il mondo, insomma, inseguire il tuo sogno d'attrice? A Roma, sono a Roma. Oggi è caldissimo, oggi è una Roma veramente caldissima, un caldo tropicale, no Sofia? Sì, sempre calda e trafficata Roma. quello è vero. Devi sapere che il Vales da poco ha imparato a guidare per Roma, quindi abbiamo anche l'autista noi. Guida Sofia. 10 più per il Vales. Complimenti. Dopo tantissimi anni ci sono riuscito. Esatto, gli hanno capito, dietro la patente gli hanno messo una letterina in più, la R guida a Roma. Bene Sofia, noi intanto ti ringraziamo per fare queste quattro chiacchiere con noi e per farci scoprire il dietro le quinte, o il sottobosco come dico sempre, del mondo attoriale e anche della tua carriera. Iniziamo dalla prima domanda: quando hai iniziato a studiare recitazione? Cioè, era sempre stata per te una passione o una cosa che è nata all'improvviso? Raccontaci un po'. Allora, io ho iniziato con il teatro, per la prima volta ero alle medie e ho partecipato al corso della scuola, poi ho capito che era una cosa che per me valeva di più di una volta a settimana come un hobby, quindi ho cercato una scuola e sono entrata a far parte della PNC Company, che è un'associazione culturale da 2 anni di Barbara Chiesa, però io sono entrata nella PNC Company quando avevo 15 anni, quindi 7 anni fa. E da lì ho iniziato con la recitazione, con il teatro, abbiamo fatto tanti spettacoli. Pensate che io ho avuto un inizio abbastanza traumatico, come quando a nuoto ti buttano in barca. Ti buttano in barca, sì, nuota. Senza abbracciare, nuota. Il mio primo spettacolo è stato al Quirino, il teatro Quirino a Roma è uno dei teatri più importanti, quindi ho avuto proprio questo battesimo di fuoco. Toccante, o la va o la stacca, praticamente, quindi ho iniziato così. E continuo a far parte dell'associazione adesso è diventata un'associazione, quindi è cresciuta come realtà, sono molto contenta. Bravissima. Ma sin dall'inizio avevi, cioè quando ti sei appassionata alla recitazione, pensavi già di farlo come lavoro, oppure inizialmente dicevi sì, mi piace, però magari mi guardo anche intorno per fare qualcos'altro? No, io penso di averlo capito subito, però avevo un po' di vergogna nel dirlo, perché comunque a 14 anni dici io da grande voglio fare l'attrice, non ti crede un po' nessuno, come il tuo compagno vuole fare l'astronauta e il calciatore, no? Cioè in quell'età in cui invece io sentivo dentro di me che questa cosa era concreta e poi l'ho detto prima a me stessa che agli altri, poi piano piano sono riuscita a dirlo anche agli altri, però a me ha conquistato subito questa disciplina e tutto ciò che la circonda, quindi io penso di averlo capito subito. Quindi diciamo che già avevi inquadrato l'obiettivo, quindi avevi già segnato più o meno la strada, diciamo, e sei partita. Avevo capito che quella cosa mi rendeva felice e secondo me è una grandissima fortuna capire cosa ti rende felice, poi è difficile lottare per ottenerlo, però almeno hai un obiettivo. Bello, bellissimo, ecco, bellissimo. Quindi... questo è un bellissimo pensiero. Veramente bello. Dato che abbiamo parlato che comunque te hai recitato sia a teatro, cioè hai iniziato con il battesimo di fuoco, quindi a teatro, però hai recitato anche in varie serie TV, al cinema. Noi ci siamo conosciuti appunto recitando insieme nel film Il viaggio leggendario, ma cioè in queste diverse, diciamo, diverse sfere della recitazione, cioè quando reciti a teatro piuttosto che quando reciti per una serie TV, quando reciti per un film, cioè l'emozione è la stessa o anche il tipo di recitazione è differente? Cioè raccontaci un po' queste sfumature della recitazione. Allora, è molto diverso dal punto di vista della recitazione, perché ovviamente a teatro come ti comporti, come usi il tuo strumento che è il corpo, quindi la voce e il corpo stesso è ovviamente usato in maniera diversa, però in particolare nel progetto che abbiamo fatto noi, Il viaggio leggendario, è stata l'unione tra il teatro e il cinema, perché i nostri personaggi erano molto caricati, no? Quindi sì, lì io mi sono sentita come se questo fosse un trade union delle due cose, però sì, le sfumature sono tante.
ovviamente a teatro sono molto più quando prima dello spettacolo c'è molta più adrenalina, e invece in cinema l'adrenalina è come un po' spezzettata, perché c'è l'adrenalina quando vieni preso per il progetto, quando giri, quando esce, le impressioni degli altri, tutto più dilatato nel tempo. Quindi sì, te la godi forse come... un po' di più, te la godi, no? E in teatro entri in un tunnel e dici, ma è già finito tutti questi mesi per preparare una settimana. E quindi è diverso, però il lavoro a teatro, io lavoro sempre con le stesse persone da anni, e quindi i rapporti sono diversi, ti puoi stringere di più, invece sul set ti incontri per quelle poche settimane e poi finisce tutto, quindi... ci sono i pro e i contro, però a me piace recitare in generale, poi dove mi metti sto, io qualsiasi progetto sia, cioè, è bello che sia teatro, televisione, non per me non fa differenza. Non c'è problema. Il jolly, ma giustamente bisogna far così, bisogna saper far tutto. Giustissimo, cosa consigli a un ragazzo o a una ragazza che vuole intraprendere la carriera da attrice o da attore? Allora, le direi due cose importanti. La prima è di non scoraggiarsi se i provini non vanno, perché le variabili per essere presi a un provino sono tante, e non dipende solamente dal tuo talento, ma dipende da tante, da scelte produttive, dipende da fisionomia. Quindi io direi di non farsi prendere dallo sconforto subito, ecco. E perché delle volte la verità è che non gli piace abbastanza, come dice un film famoso, no? E è quindi vero. Bisogna andare avanti. E l'altro consiglio è di studiare molto, perché delle volte magari vieni anche preso per un progetto grande, però se non sei strutturato, se non sai alcune cose, è comunque un mondo complicato, a volte ti investe. Quindi invece con lo studio tu puoi creare un po' la tua fortezza, no? E quindi secondo me studiare è anche la cosa che ti tiene sempre in allenamento, invece di aspettare sempre questi benedetti provini. Bisogna crearsi le proprie strade laterali, sempre per puntare allo stesso obiettivo, ma a volte più si lavora, lavorando si lavora ancora di più, ecco. Quindi io consiglierei questo. Bello, giustissimo. Cose nuove. Ma infatti penso che lo studio sia alla base, cioè per quando una persona vede fuori, quindi vi vede da uno schermo piuttosto che comunque dal palco, cioè del teatro, cioè pensavo sì, ok, loro sono attori, ma è facile, cosa ci vuole a fare l'attore? Ma penso questo sia un po' il discorso che fanno molte persone, ma invece in realtà sotto ci stai facendo capire, Sofia, che c'è studio, cioè oltre a fare i provini, che comunque diciamo che sono un po' la ciliegina sulla torta, sono la punta dell'iceberg, e sotto comunque ci sono studi per anche approcciarsi a tecniche di recitazione molto molto differenti tra loro e avere sempre più skills. Giustissimo, ma anche affrontare bene gli stessi provini, perché molto spesso magari se uno non è in grado, cioè se uno di non tenere studia l'ansia, molto tipo. E magari è bravissimo a casa, nel momento in cui va a fare il provino magari non c'è abituato, perché magari una delle prime volte magari molto spesso non rende quello che potrebbe, perché magari il provino per comunque... lavorare sotto pressione è fondamentale anche per questo lavoro essere sempre pronti, perché poi le chiamate arrivano improvvisamente, arrivano dalla sera alla mattina. Esatto, poi io penso che magari tutte le persone possono avere un ruolo in cui sono brave, ma l'attore è quello che è capace di fare tanti ruoli diversi, e per quello serve lo studio. È vero. Perché magari ognuno ha un personaggio aderente a se stesso e può anche riuscirci, però non significa aver fatto un ruolo bene, non significa essere un attore significa aver fatto tanti ruoli diversi. Giustissimo. Secondo me, poi questa è la mia opinione. Bellissima riflessione, cioè l'attore è colui che deve mettersi tantissime maschere, cioè il bravo attore è colui che si mette tantissime maschere per interpretare. Quello più versatile. Esatto, sono diventato un filosofo, Vale. Sei un filosofo. Bene, Sofia, facciamo così, adesso mettiamo un pezzo super 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 croccante, di quelli che li definiamo noi molto crunch. E mi raccomando, come i cereali. Mi raccomando, te rimani in linea con noi e poi, finito il pezzo, ritorniamo e continuiamo a scoprire insieme il sottobosco del mondo attoriale. A tra poco, Sofia, adesso un pezzo super 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 croccante. Eureka, energia positiva al 100%.
Eureka, energia positiva al 100%. Di nuovo insieme qui ad Eureka, energia positiva al 100%. Noi siamo i Tutwins, io sono il Febris e io sono il Vales. Bene, carissimi ascoltatori, stiamo facendo quattro chiacchiere con la nostra amica Sofia Iacuitto, attrice di ben 22 anni ma con tantissime esperienze alle spalle tra teatro, cinema, serie TV. Ci sei Sofia? Sei con noi? Eccoci Sofia. Bene Sofia, eravamo rimasti alla domanda, insomma, del bisogna essere sempre pronti per saper far l'attore, cioè quindi per mettere tantissime maschere, giusto Vale? Giustissimo. Beh, Febris, ho preso bene gli appunti, hai preso benissimo gli appunti. Sei bravo. Esatto. Sofia, noi ci siamo conosciuti durante le riprese del film Il Viaggio Leggendario, ma quando ti hanno detto, cioè ti hanno confermato che dovevi interpretare il ruolo di Ginevra, che per chi non ha visto il film è un ruolo molto importante. Cioè, qual è stata la tua emozione? Allora, io l'ho saputo per la prima volta dopo pochissimi giorni da quando avevo inviato il provino, senza quindi provino dal vivo, ed è stata una cosa bellissima perché per la prima volta una risposta in poco tempo, ed ero emozionata perché per la mia da piccola giocavo con le principesse, per la prima volta esserlo e sapere che delle bambine ti vedranno a vedere è stata l'emozione più grande, quindi ero curiosissima di vedere i vestiti, cosa che avrebbero messo, quindi io ho pensato questo. Un doppio sogno. Infatti, quindi un doppio sogno realizzato, quello sia di fare l'attrice in un film e anche la principessa, no? Quindi un sogno combo. Un sogno al quadrato. Esatto. Un sogno al quadrato. Ma un'altra domanda: quando devi interpretare un personaggio, usi delle tecniche per immedesimarti in lui? Cioè, hai un tuo modo di studiare il copione? Perché comunque diciamo che ogni attore, una volta che ha il copione davanti, ha diverse tecniche o ha il suo modo per studiare il personaggio. Magari qualcuno si studia la storia del personaggio oppure il contesto storico. Te quali tecniche usi? Allora, innanzitutto io appunto venendo dal teatro non c'è troppo la cosa dell'immedesimazione, quindi la prima cosa che faccio è la memoria, perché se hai una buona memoria poi da lì puoi costruire tutte le emozioni, i pensieri, perché hai una memoria molto forte, quindi io parto da quello. Poi dipende dal progetto, nel senso che in dei progetti ci sono, parlo anche per chi non lo sa, dei coach che ti seguono, quindi magari ti segui la linea del coach, e credo sia una figura molto importante anche per non rimanere nello studio da soli, e poi una figura che unisce l'attore, quello che l'attore può apportare al progetto, e l'idea invece del regista, che è quello che poi l'attore deve seguire.
E poi dipende appunto dal progetto. Secondo me, se è un progetto ambientato in un'età diversa, in un'epoca diversa dalla tua, è molto importante fare uno studio sull'epoca, perché in ogni epoca ci si veste, si cammina, si pensa in modo diverso. Quindi la parte storica, ad esempio, per l'ultima serie che ho fatto, erano gli anni 90, quindi, o anche per la Scuola Cattolica, che è su Netflix, anni 70, ho iniziato a sentire le canzoni, perché quello ti riporta ad un'atmosfera. E quindi, oppure appunto per quest'ultima che ho fatto, che è ambientata negli anni 90, erano un po' gli anni in cui i miei genitori avevano l'età del mio personaggio, e quindi ho fatto un maxi aperitivo con tutti gli amici dei miei genitori e mi sono messa a chiedergli qualunque cosa di quello che facevano: dove andavate al mare, chi era la vostra modella preferita, chi era il vostro cantante preferito, per entrare in quella cosa lì, perché tu puoi avere tutte le caratteristiche del personaggio, però all'epoca fa tanto, perché i ragazzi negli anni 90 si muovevano, parlavano e pensavano in un modo diverso. E quindi bello chiedere alle persone com'era quell'epoca, insomma, o fare delle ricerche se sono epoche troppo lontane da poterlo chiedere a qualcuno, insomma. Bello. Ci stiamo immaginando come ce l'hai raccontato te, con carta e penna durante l'aperitivo, e diciamo tutti gli amici dei tuoi genitori, compresi i tuoi genitori, che tipo a sì, interrogatorio, capito? Dimmi questo. Ho iniziato a stimolarmi dei ricordi, quindi non iniziavo più appresso con gli appunti, dicevo fermi un attimo che devo scrivere, cioè, keep calm. bello. E a proposito, dato che ci hai svelato un po', diciamo, quest'ultimo progetto che ti stavamo appunto per chiedere, comunque te sarai attrice in questa nuova serie Sky che uscirà dal 6 ottobre, un'estate fa, ambientata negli anni 90, ma com'è stato recitare? Se ci puoi, diciamo, spoilerare qualcosa, com'è stata questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza sia artistica che umana, per me penso fondamentale. Adesso è passato un anno dalle riprese, con gli altri attori siamo molto nostalgici di questo periodo che abbiamo passato insieme. Abbiamo girato, dico qualche retroscena, abbiamo girato 3-4 settimane in Puglia. Bellissimo. Gli attori, la maggior parte, sono dei ragazzi, quindi eravamo al mare a ottobre a fare il lavoro della nostra vita, cioè la cosa più bella del mondo. E la serie è un crime e anche un viaggio nel tempo, credo che sia la modernità di questa serie, perché il viaggio nel tempo l'abbiamo visto, però insieme è una cosa originale, no? Bello. La trama è scoprire chi ha ucciso Arianna, che è la protagonista, interpretata da Antonia Fotaras, e quindi ci sarà tutta questa ricerca del protagonista. Ma noi invece viviamo quest'estate, appunto prima della scomparsa di questa ragazza, nella massima spensieratezza, e in più è l'estate del 90, quindi l'estate dei mondiali. Bellissimo. Abbiamo perso. L'estate che si ricorda. Diciamo che ricordano tutti, perché c'era. Calcisticamente non è che l'Italia sta facendo meglio in questo momento, però. Okay. No, esatto. Però, forse l'unico momento in cui si sente italiani in Italia è quando ci sono gli europei, i mondiali, tutte queste cose qua. Quindi ci si sente uniti, e c'era quell'unione. Abbiamo rivissuto quelle partite che non avevamo mai vissuto, perché le abbiamo veramente trasmesse durante le riprese. Bellissimo. E quindi era bellissimo. Come anche per noi un viaggio nel tempo. E il mio personaggio è quello di Lauretta, che è una ragazza, un'icona, si veste benissimo. In realtà è una ragazza di Biarritz, si vergogna di queste sue origini e quindi cerca in ogni modo di nasconderle, perché vuole fare questa ascesa sociale, ed è una persona fragile, ma si nasconde dietro un'ironia, un sarcasmo. Quindi tutte le mie battute erano frecciatine agli altri, prese in giro, quindi è stato molto divertente. Fantastico, cioè ci hai un po' snocciolato la trama, un po' dietro le quinte. Ma comunque stare 3-4 settimane ritornando negli anni 90, cioè secondo me è stato bellissimo, cioè un po' come ritornare indietro nel tempo per 3-4 settimane, ti immagini, Vales? Bello, veramente bello. Un'altra domanda, ma come vedi la tua carriera d'attrice tra 10 anni? Cioè, nel prossimo futuro, come vedi la tua carriera? Quali sono i tuoi sogni? Cioè, dove vorresti arrivare? Allora, i miei sogni sono tanti, però tutti inerenti alla stessa cosa, quindi io tra 10 anni spero di essere riconosciuta, ma non necessariamente
famosa, perché poi quella cosa è collaterale, a tutti piacerebbe esserlo, però a me la cosa che mi interessa è campare di questo lavoro. Quindi io mi auguro tra 10 anni di poter campare di questo lavoro e che la gente pensi che io lo faccia nel modo a regola d'arte, come si dice, ecco. Quindi io mi auguro questo tra 10 anni, di essere più esperto e di essere considerato una professionista, questo. Bellissimo. Allora ti bellissimo. Facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, Sofia. Quindi ti facciamo un in bocca al lupo al quadrato, perché siamo in due, quindi un in bocca al lupo al quadrato. Ti seguiremo, facciamo il tifo per te, ti ringraziamo veramente per averci raccontato la tua passione per il mondo attoriale, la tua carriera e l'impegno, dietro. Perché infatti da come ci racconti le cose, Sofia, si capisce proprio l'impegno, la dedizione e soprattutto la passione che ci metti appunto nell'affrontare giornalmente comunque la vita dell'attrice, ma piuttosto che i casting, piuttosto che comunque affrontare queste bellissime esperienze. Veramente veramente complimenti, noi facciamo il tifo per te. Grazie. E in bocca al lupo, e siamo tuoi fan Sofia, ok? Beh, complimenti a voi per questa trasmissione, soprattutto la sigla è bellissima, ti carica da morire proprio, è bellissima. Grazie. Quindi complimenti. Grazie mille, Sofia. Grazie mille, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccione, ciao. Un abbraccio, ciao. Carissimi ascoltatori, lei era Sofia Iacuito, ci ha raccontato il dietro le quinte del mondo attoriale. Il sottobosco. Adesso è arrivato il momento di un pezzo super 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 croccante, un pezzo super 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 frizzante, e noi torniamo tra poco qui ad Eureka. Eureka, energia positiva al 100%. Voglio stare sul divano collassato, frate, passo solo dalla Champions League al campionato. Io crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano poi fanno cori e gesti tipo le oh oh oh. Siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador, zio, il boss del turnover, come Adebayor, prima punta, numero 9. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. L'antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato, zio Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola. Sono il re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti. Tu dammi solo una torcia, un amoretti. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh 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 yes. Passo il tempo sul microfono, arresto all'Xbox. Faccio yes, yes, yo, yes, yes, bro. La gila ula e nel posto senti come suona. Dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora. Dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani. Per comprare nuove Nike e giochi della Play. Salotto 5 metri quadri, siamo in 26. King del divano, sto al caldo. Segno con Cristiano Ronaldo. Su sta poltrona sto talmente tanto che lascio il segno delle cappe quando mi alzo. Slego il polso, occhio rosso passo. Il basso è una sberla, due tiri sull'erba. E penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby rolla per me, lontano dallo stress. Fumo un poco e dopo gioco a PES. Sto lontano dallo stress. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh 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 yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Scusa baby adesso no, questa notte faccio sport. E giuro che ti chiamerò, ma stasera proprio no. Ora non ho tempo per parlare, Jake e Gue devo dribblare. Sulla base di Don Joe,
dal divano vado in gol. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh, oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Eureka, energia positiva al 100%. Bentornati ad Eureka, energia positiva al 100%. Carissimi ascoltatori, per oggi la puntata di Eureka finisce qui. Vi ricordiamo che vi aspettiamo tutte le domeniche pomeriggio dalle 17 in poi qui su Radio Cusano Campus e su Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre. Noi vi aspettiamo qui. Ciao! Ciao! Eureka, energia positiva al 100%.